Lei da venditore qui in piazza, visto che i prezzi sono aumentati... Si lamenta, viene ma si lamenta, non è che compra quantità enormi, compra perché tanto cerca di comprare la roba buona, però è aumentato. Non mi dire perché, per come, questo non lo so, si sa comunque la benzina, tutto quanto, il periodo è questo. L'importante è che ci sia anche, perché piano piano anche i contadini o i marinai si stufano di lavorare, perché non è che c'è solo c'è il guadagno nostro, vai avanti così, ma è il guadagno del non contadino che piano piano si stanca, smette, non conviene più. Aumentati il trasporto per il caro gasolio, ma la roba per adesso ancora non è aumentata. Da lei ancora si vende bene? Sono ancora prezzi vecchi, adesso io sì, si sente un poco di crisi in giro, un poco di calo si sente, c'è poca gente confronto a un mese fa, dai. Il gasolio adesso noi abbiamo visto, anche noi col camion ci va via, prima ci andavano 30 euro, adesso ce ne vanno 50, 60, perché noi veniamo dalla Romagna, a venire giù facciamo 140 km al giorno tra andare e venire e ci incomincia a diventare, e però nonostante questo riusciamo ancora a contenere i costi e tutto il resto, l'unica disgrazia sono le buste, la gente non capisce che si deve portare le buste da casa, perché se non vengono e le devono pagare, ma non perché voglio io, perché se noi ci prendono ci fanno un verbale. C'è qualche prodotto che la gente acquista di più o qualcosa di meno? Ha notato delle differenze? I pomodorini, che prima ad esempio il Vesuvio, il datterino, che prima si compravano a 4 euro al chilo, adesso hanno sparato a 5 euro al chilo tutti e due, un euro di più, ma perché arrivano dalla Sicilia. Poi il freddo e tutto il resto, poi il limone, stessa cosa, il limone naturale prima andava a 3,5, adesso va a 4 euro, che 50 centesimi. Noi riusciamo a lavorare con l'italiano si paga un po' di più, però è questo. Però i prezzi sono un po' cresciuti, qualche centesimo in più c'è? No, cioè, sono cresciuti, però come continuo a dire, sono cresciuti tantissimo in base al gasolio poi. Noi veramente stiamo tirando per rimanere noi, e cioè, lavoriamo giusto per pagare o il personale o le tasse, giusto per quello lavoriamo. I rincari sono andati lì.